il punto a meno di 3 giorni dalla chiusura delle trattative. Zampano, la situazione da monitorare con più attenzione. Il procuratore Mario Giuffredi spinge per la cessione. Sin troppo chiaro in merito il presidente Daniele Sebastiani. Servono 2 milioni più bonus. Non interessano altre formule. Almeno fino a questo momento nessuna offerta da parte del Chievo. La novità sarebbe invece rappresentata dal Benevento. L'indiscrezione arriva proprio dal capoluogo campano, dove si è appena accasato Memushai. Il laterale di spinta piace e non poco a Baroni, che avrebbe intenzione di impiegarlo da esterno alto nel 4-4-2. Il giocatore è già stato alle dipendenze del tecnico fiorentino a Pescara, al momento però solo voci. Anzi, più passano le ore, più aumentano le possibilità che il giocatore resti a Pescara. Del resto, l'eventuale partenza di Zampano sarebbe una perdita notevole per Zeman. Veniamo a Brugman. Domenica all'Adriatico c'erano 2 emissari del Ghent, club della Serie A belga, ma ad oggi nessuna offerta ufficiale per il centrocampista uruguaiano, cui Zeman ha affidato la fascia di capitano che negli ultimi anni è stata di Memushai. A proposito, la cessione dell'albanese frutterà al Pescara una somma pari a 820.000 euro. Ma il Delfino, aspetto da non trascurare, si sgrava anche di un contratto pesante che avrebbe legato Memushai al club biancazzurro sino al 30 giugno 2020. In caso di cessione assai difficile di Brugman, il sostituto potrebbe essere Mattia Vitale, classe 97, ex Lanciano e Cesena, attualmente al Venezia di proprietà della Juventus. Sul mercato rimane Michele Fornasier, per il quale tuttavia Sebastiani non ha ricevuto offerte, fatta eccezione nelle settimane scorse dei timidi tentativi di Ascoli e Carpi. In difesa, a prescindere da eventuali uscite, arriverebbe comunque, col placet dell'Inter, che al momento non c'è, il promettente centrale belga Zinho Van Usden, classe 1999, uno dei tanti profili già indicati a maggio dal DS Peppino Pavone. L'unica certezza riguarda il terzino destro Petar Golubovic, che però non ha ancora raggiunto l'intesa per la risoluzione con la Roma. Si nutre tuttavia ottimismo, anche e soprattutto in virtù dell'accordo tra Pescara e difensore e tra Pescara e club giallorosso.